ragazzi, Alessandro di TC Padova è qui con noi. Alessandro, terza vittoria di fila, come ti senti? Mi sento un po' stanco, ho fatto 3 battaglie di fila, domani vediamo. Qual è il tuo obiettivo con questo torneo? Il mio obiettivo inizialmente era giocarmela con Viola, adesso che siamo qua proviamo ad andare avanti. E chi vince secondo te? Speronello, dai, buttiamola là. In bocca al lupo per domani. Grazie, crepi il lupo. Torneo ricco di sorprese. Leonardo e Filippo gioca e vince contro uno dei favoriti del torneo, Radic Mario. Filippo, qual è stato il tuo primo pensiero oggi dopo la partita? No, ho giocato sicuramente meglio di ieri, lui non ha fatto solo una bella partita, quindi io non ho approfittato, dovevo assolutamente essere solido finché lui comunque mi dava, commetteva parecchi errori e quindi è andata bene così oggi. Sei pronto a incontrare domani un altro dei favoriti del torneo, Speronello? Sì. Marco? Sì, no, tanto ormai arrivati a sto punto, il livello comunque è alto e ogni giocatore comunque sicuramente è un ottimo ostacolo, quindi vediamo, ci ho già giocato contro un po' di volte, quindi sicuramente sarà una battaglia, speriamo sia una bella partita. Curiosità, qual è uno dei tuoi sogni nel cassetto? Sogni nel cassetto? Sinceramente non ne ho. Cioè, nel senso, ormai smettendo di giocare, un pochino il sogno è un po' svanito, nel senso che ovviamente l'obiettivo era il sogno, quello di cercare di arrivare in una buona classifica ATP, però adesso farò il maestro, quindi magari cercherò lì di fare il possibile, di essere anche lì un ottimo coach. Grazie. Prego. Fatica, dolore, ma anche tanta soddisfazione. Un altro dei semifinalisti è qui con noi, Nicola Ghedin. Nicola, sei soddisfatto della tua partita di oggi? Sì, molto. Sono contento di aver vinto perché si era messa male. Ho avuto un infortunio alla schiena che poi scaldandomi mi è passato leggermente, quindi sono riuscito a giocare sempre meglio e quindi col cuore, come dicevi tu, sono riuscito a vincere al terzo set e speriamo domani di riuscire a giocare, insomma, e difendermi bene. E domani sei pronto ad affrontare il ragazzo Alessandro, che comunque sta giocando anche lui bene? Sì, Alessandro lo conosco bene, questa settimana sta giocando un tennis incredibile, ha vinto con Viola. Sarà un'altra battaglia, spero di recuperare appunto fisicamente e poi darò tutto quello che ho, come sempre. Ascoltami, ma secondo te chi è che vince il torneo? Secondo me vedo favorito Speronello, Marco. Speronello parte bassa, lo vedo lanciato verso il titolo, però poi in campo può succedere sempre di tutto, certo. Però lo vedo bello favorito, diciamo. Grazie, in bocca al lupo per domani. Grazie a voi. Il 25 aprile ricco di emozioni all'Hortense Club Treviso per i quarti di finale dei match che hanno visto approdare alle semifinali Alessandro Ragazzi, Tennis Club Padova, che ha vinto in 2 set 6-1, 7-6 su Gabriele Tommaso dell'ST Bassano. Altra gara di singolare dove ha visto Speronello Marco battere 6-1, 6-0 un Bronzetti Alberto provato dalle fatiche della settimana, è già appagato di essere arrivato fin qui. Leonardo Filippo ha stoppato Mario Radic, la testa di serie, per 6-2 e 6-1. Invece, per quanto riguarda l'altro match, l'ultimo che ha decretato il semifinalista, Nicola Ghedin, che ha vinto dopo 2 ore e mezza di battaglia su Marco Berganin per 3-6, 6-4, 6-3. In serata i doppi con Speronello e Marfia, che hanno vinto su Serena e Agostinetto, 6-1, 6-2. Nell'altro match, invece, Pontoglio Lago hanno battuto su Borgo Peruffo 6-1, 6-0. Quest'oggi i match inizieranno alle ore 17:30 con le semifinali sia del singolo che del doppio.